Quindi di passare alla premiazione vera e propria, eh, anch'io ho il piacere, eh, come dire, di accogliere qua con noi un ospite di eccezione che è venuto qua a parlarci di tematiche attuali e importanti, come appunto il riscaldamento globale, i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse che questo pianeta ci offre, la fine anche di queste risorse. Eh, quindi temi. Imprescindibili, credo per tutti, in quanto proprio abitanti di questo pianeta, ma anche per chi come voi deve gestire dei patrimoni, per chi come noi invece deve analizzare poi le scelte di portafoglio, perché alla fine l'allocazione delle risorse, anche economiche, poi ha, comunque va a incidere anche in queste tematiche. Geologo divulgatore scientifico del CNR, eh, il Consiglio nazionale delle ricerche, conosciuto dal grande pubblico in quanto autore e, ehm, autore e, ehm, e conduttore di diverse trasmissioni televisive sulla RAI e sulla SETE, Geoengheo, eh, Atlantide, Gaia, eh, potete vederlo attualmente su RAI 3 con la nuova trasmissione Sapiens. E con molto piacere che cedo la parola e il palco al professor Mario Tozzi. Certe volte ho l'impressione di stare nel posto più bello del mondo, no? È come se fossi su una nave, stai sul ponte più alto, guardi solo il mare, hai l'impressione che i motori vadano a tutta e che non ci siano problemi. E questa impressione è corroborata da, da anni in cui le cose vanno così. Mettiamo che io fossi sul ponte di questa nave da tanto tempo. Poi, però, magari mi faccio un giro per il resto della nave e non per tutti è la stessa cosa, pur stando tutti sulla stessa nave. Ma soprattutto c'è cioè, come un senso di fondo, come un disagio, qualche volta più insistente, che quello che si vede all'orizzonte non sia sempre lo stesso panorama, ma una sagoma minacciosa di qualche cosa che possa metterci in pericolo. Perché non stiamo bene? Perché non siamo, eh, come posso dire, così contenti e soddisfatti? Di questo che ci sembra il mondo migliore possibile, perché c'è sempre qualcuno che fastidiosamente ci ricorda qualche altra cosa e che non viene dal nostro mondo, dal vostro mondo. Qui si riconosce chiaramente chi non è l'economista. Ma no, non lo dico per scherzo: non sono proprio capace di portare la giacca e la cravatta, tranne quando sono obbligato. E questa sensazione, in realtà, ormai gli scienziati ce la raccontano da un po' di tempo. Ma secondo me nasce ancora più indietro. Se io domandassi a tutti quanti voi qual è la vera differenza che c'è fra gli uomini, i sapiens e tutti gli altri viventi, quale sarebbe la risposta? Posso cercare di anticiparne qualcuno, qualcuno direbbe: ma guarda, la vera differenza è che noi siamo più intelligenti degli altri animali, ma questo, francamente, è largamente ipotetico, è molto difficile da stabilire come la misuri intelligenza col volume della scatola cranica. Vabbè, se per questo. I neandertaliani ce l'avevano più grossa della nostra, ma eppure si sono estinti. E ci sono molti animali che hanno un rapporto fra massa corporea e massa cerebrale che è come il nostro. Per esempio gli elefanti. Gli elefanti sono animali straordinari, hanno una capacità di intelligenza e di sensibilità che molti uomini eh, non non riescono nemmeno a declinare. Immaginate che nelle arene dei romani quando venivano portati lì gli elefanti erano gli ultimi a soccombere nei giochi gladiatori, non ci riuscivano né gli altri animali e nemmeno eh, i gladiatori ad ucciderli. Ci voleva la guardia pretoriana perché organizzavano strategie sociali di difesa straordinarie. Eh, ti, hanno una memoria fantastica, riconoscono i loro stessi simili anche sotto forma di scheletro. Piangono i morti e festeggiano le nascite, sono proprio come noi. Qualcuno dice, però noi, sai, abbiamo la mano, usiamo gli strumenti. Beh, questi hanno una proboscite che ha un milione di nervi, 10.000 muscoli: ci respirano, ci mangiano, ci sollevano i pesi, altro che noi. Io ho imparato a portare l'elefante. Non so se qualcuno ha fatto questa esperienza. Ho la patente. Nel Laos ho preso la patente di guida dell'elefante, ci vuole una settimana. Questa elefantessa, soltanto si possono, si può andare solo sulle elefantesse femmine indiane, perché gli altri non hanno un un buon carattere, gli africani maschi come elefanti, diciamo, non solo frequentabili. Ma questa qui, eh, ormai era, eravamo diventati amici, c'aveva la stessa da mia a suo tempo, 50 anni, mi riconosceva da quando sentiva l'odore nella foresta dove andavo a prendere la mattina per fare questo giro. E ci amavamo, si può dirlo. E io, io credo che sia dovuto al fatto che ogni sera gli davo 150 kg di banane e germogli di ananasso, della quale era ghiottissima, e lei per tutta risposta mi si faceva scarrozzare in giro per la foresta. E allora ti porta lì, tu devi imparare per portarlo solo alcuni comandi vocali, dritto, eh, avanti, dietro, destra, sinistra, fammi scendere, fammi salire. Ma c'è un comando che la dice lunga su come gli elefanti sono svegli e intelligenti ed è non fare casino perché mentre vai nel nella foresta quella si potrebbe fermare da una parte e soprattutto quando ti porta in acqua se non ti vuoi ritrovare a città Ho Chi Minh nel Mekong devi stare bello attaccato a lei perché quella si mette in acqua e poi va sotto, ti porta eccetera un'esperienza straordinaria animali intelligentissimi si racconta che di questi elefanti quando si piantava la linea telegrafica telefonica con dei pali nei buchi uno si rifiutasse di mettere il Palo nel buco, e il suo conduttore lo ha rimproverato, eccetera. Non riusciva a capire perché, perché dentro ci dormiva un cane. Levato il cane, ha messo il palo. Conosco molti uomini che questo scrupolo non l'avrebbero declinato. Dunque, quando parliamo di intelligenza degli animali, bisogna stare attenti, così come pure sull'uso degli strumenti, così pure con la velocità di pensiero. Eh, C'è questo etologo giapponese che si chiama Matsuzawa. Che fa un esperimento particolare con gli scimpanzé giovani. Fa comparire su una tavola luminosa una dozzina di numeri in sequenza, anzi fuori sequenza, e lo scimpanzé deve ribatterli in sequenza, sulla stessa tavola. Ma la sequenza dura una frazione di secondo, un battito di ciglia. Non sbaglia mai, li rifà nella sequenza 1, 2, 3, 4, li rifà perfetti. Considerate che la percentuale di successo di un uomo per la sequenza completa è intorno al 40%, lo scimpanzé è oltre il 90%. Quindi maneggerei con attenzione il concetto di intelligenza e anche quello di uso degli strumenti. Ma diciamo, noi siamo diversi perché abbiamo un linguaggio diverso, noi parliamo, una grande soddisfazione parlare. Effettivamente questa è una differenza la fa rispetto agli altri animali. Ma non è che gli altri animali non parlano, semplicemente noi non sappiamo che cosa si dicono. Sapete che i mammiferi marini, ormai l'abbiamo decrittato perché possiamo ascoltarli, eh, indicano prima un nome, qualcosa che, se, che noi abbiamo interpretato come un nome, prima di parlare e poi dicono le loro cose. Ma chi li capisce? Però sappiamo che quello stesso mammifero dice sempre quella prima frase, chiamiamola così, prima di parlare. Semplicemente noi non lo capiamo e non è che l'articolazione di quel suono sia poco sofisticata. Sulla terra, armoniche come quelle dei cetacei, solo Bach. Dunque, è un linguaggio del corpo. È un'altra cosa. Forse noi ci abbiamo messo una prima forse una prima differenza è questa. Noi abbiamo una capacità di uso sociale del linguaggio che Gli altri animali non hanno, non so, mm, prendiamo dei felini che cacciano in gruppo come le leonesse, eh, queste cacciano a sei. E qualche cosa se la dicono? Fanno un po' come i gruppi di Marines quando vanno in pattuglia: alza la mano, due, tu vai di là, se fanno questi gesti che non si capisce mai che vogliono dire. Ma le nonesse faranno la stessa cosa. Chi alza la coda con l'orecchio, fa una cosa, non può parlare perché si sentirebbe, ma indirizza il Capobranco due da una parte. In pratica gli dice tu vai di là aggira, gira, l'altra andrà di là. Come cacciano invece i sapiens? E lì forse una differenza c'è. Che quello gli dice: allora, tu vai da Peppino, che okay? è il fratello del figlio della sorella, di... vai insieme a loro e andata da quella parte, sai dove siamo stati quell'altra volta tu invece passa di là, ti ricordi dove è morto ecco, qui noi articoliamo qualche altra cosa, qualcuno dice che la vera differenza sia nel fatto che noi usiamo il pettegolezzo e usiamo fidarci di qualche cosa di cui tutti si fidano in natura questo non c'è io vado con 50 euro a Sydney e quelli me li cambiano pensando che sia un denaro vero perché ci credono perché ci crediamo la fiducia forse in queste cose, forse anche in un mito, in una religione, in un Dio, questa gli altri animali non sembrano averla. Però secondo me la vera differenza fra l'uomo e gli altri animali non è questa. La vera differenza fra l'uomo e gli altri animali è che noi siamo gli unici che accumuliamo. Cioè, gli unici che fanno capitale. Sono noi. Nessun altro animale lo fa. Sì, oddio, lo scoiattolo si, si riempie le guanciotte, l'orso mangia più prima del dell'etargo, il cane sotterra l'osso. Il ghepardo porta sull'albero la ma non si è mai visto un leone che cattura sei gazzelle? una la vende, l'altra la dà al mercato, una alla zia. Questo lo facciamo solo noi. Noi siamo gli unici che accumuliamo, noi siamo gli unici che facciamo capitare. Questo è stato un bene. Questo rischia di essere un male. Ci ha spinto al di là degli altri animali, forse anche un po' fuori dal corso dei viventi, ma ci ha posto in una condizione Diversa dagli altri viventi, non sempre favorevole, cioè a dire che i sapiens sono gli unici viventi che non solo fanno una scorribanda nel resto del regno naturale, ma lo mandano a gambe levate. Questo non lo fa nessun altro animale. In pratica noi siamo gli unici a non vivere armonicamente col resto del sistema naturale. Eppure è strano, perché anche chi fa studi di carattere economico lo capisce da solo che un capitale in denaro si può derivare solo da un capitale naturale ma il capitale naturale per definizione è limitato perché la terra è quella l'hanno smessa di creare da un bel po non c'è una capacità di rigenerazione delle risorse pari al consumo che abbiamo dunque non possono tenersi insieme queste due cose insomma non esiste un'economia sana se non c'è una biosfera sana questo però non sembrano averlo capito altrimenti non vedo come noi staremo qui a inseguire numeri di crescita sempre più alti. Come fai a inseguirli se gli uomini sono sempre di più, le loro esigenze sono sempre maggiori, ma il capitale naturale resta quello? Come fai? Io ho un sospetto che gli uomini non capiscano questo perché non lo possono capire. Già ce l'aveva detto il reverendo Malthus, ci diceva: Guarda, la popolazione incrementa con una progressione geometrica, ma le risorse con una progressione aritmetica non stanno insieme le due cose. Lui proponeva drastici tagli del numero degli abitanti, noi però dovremmo fare qualcosa di più intelligente. Ce lo racconta bene una novella eh, orientale, che ci dice questo, c'era un, un nobile di una città persiana che a un certo punto, per quanto era ricco, eh, chiede al suo migliore artigiano di fargli il manufatto migliore che possa fabbricare. L'artigiano lo sfida, gli dice guarda io lo faccio ma tu non lo puoi pagare. E qui io vedo... In questa lettura di questa vecchia favola, la nostra presunzione, il, re, il nobile gli dice: Come non lo posso pagare? Pago qualsiasi cifra, e già aveva pronto un sacchetto d'oro grosso, pesante come quanto pesava lui. Si usava così un tempo. Fammelo, e lui dice: Ti farò una scacchiera, però tu mi darai per ogni casa un chicco di riso, raddoppiandolo ogni volta. Il nobile dice: Figurati se non posso pagare questa cifra, e dà ordine di cominciare con la scacchiera. Un chicco, due. 4, 8, 16, perché ogni volta devi raddoppiare. Arrivato alla 22esima casa, il nobile guarda sulla scacchiera e dice: aspetta, fammi vedere se c'è abbastanza riso nella dispensa e non ce n'era. Alla 35esima casa non c'era abbastanza riso in tutto il palazzo. Alla 44 casa non c'era più riso in tutto il quartiere per poter pagare una sola scacchiera. Le case sono 64, se tu raddoppi ogni volta, ottieni alla fine una cifra che ha 21 zeri e non c'era il riso per pagare quella scacchiera. Perché noi non la capiamo la progressione esponenziale geometrica. Pensiamo che, che se un giorno pago due, il giorno dopo pagherò tre, no? Il raddoppio non, è, non fa parte delle nostre mentalità. E quindi che cosa succede? Che il re taglia la testa all'artigiano e si tiene la scacchiera. Ma noi non possiamo fare la stessa cosa con l'ambiente. Proviamo a rovesciare questo discorso. Invece di pensare a quello che devi pagare, pensi a quanto, pensa a quanto prelevi dall'ambiente. Pensiamo che domani ci sarà sempre il rame per condurre l'energia elettrica, ma non è così. Perché noi lo consumiamo a un ritmo doppio, per quanto lo ricicli, per quanto ti inventi un altro materiale, anche quello sarà soggetto a una legge di fine. Considerate che gli elementi nel cosmo conosciuto sono 118, non di più, eh. sono quelli. Dunque, noi non siamo abituati a pensare al raddoppio. Faccio un altro esempio, forse più facile: c'è una specie di ninfea che ogni volta che si riproduce raddoppia i suoi individui. Dunque, il primo giorno passo sul lago, c'è una ninfea, il secondo giorno ce ne sono due. Il terzo giorno ce ne sono quattro. Se io passo davanti a quel lago a un certo punto e il lago è pieno a metà, come sarà il giorno successivo? Tutto pieno. Ma noi non ci riusciamo a ragionare così. Non c'è. La legge esponenziale nei nostri cervelli di Sapiens. Questa è una delle ragioni. Ma alcuni Sapiens sapevano comportarsi in un modo acconcio con il resto dell'ambiente, della natura, del creato per chi, per chi crede. Per esempio, i nostri antenati, neanche tanto lontani nel tempo, semplicemente basta rifarsi ai nordamericani precolombiani che seguivano quei bisonti, ne prendevano uno a settimana, lo usavano tutto, dallo sterco come combustibile, alla carne seccata, alle pellicce, al corno, eccetera, e aspettavano lì. Loro stavano lì e i bisonti stavano qua, così come fanno i leoni che stanno attorno alle gazzelle, non le sterminano tutti i giorni. Arriva Buffalo Bill e in un giorno solo ne uccide 365. Che ci fa? Capitale. Cioè, voglio dire che le società tradizionali, questo lo sapevano bene, che il mondo è soggetto a una crisi di erosione delle risorse, dunque si regolavano conservandole pure quando non c'era motivo di, 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 di pensare che fossero finite. Noi invece sappiamo che con 7 miliardi e passa di abitanti le risorse sono vicine al rischio e la tecnologia non ci aiuta. Non è, mai un problema culturale, non è mai un problema tecnologico, è sempre un problema culturale. Voglio dire che se un tempo tu volevi raddoppiare il pesce, raddoppiavi le navi, oggi se raddoppi le navi peschi la metà. E questo bisogna porselo come problema. Di più, la tecnologia si pone oggettivamente come un cuneo di disuguaglianza. Faccio un esempio. Se oggi tutti i cinesi volessero mangiare lo stesso pesce che mangiano i giapponesi o i baresi, che ne mangiano tanto, crudo pure, ecco, mettiamo che, mettiamo che i cinesi decidano di mangiare lo stesso pesce che mangiano i baresi. Se lo volessero fare... Ci direbbero, basta, involtini in voltini primavera ve li mangiate voi, noi vogliamo il pesce pure noi. Solo per i cinesi ci vorrebbero ogni anno qualcosa tra i 90 e i 100 milioni di tonnellate di pescato, solo per loro. Ma al mondo oggi si pescano 120-130 milioni di tonnellate di pescato all'anno. Dunque già oggi lo dovremmo dare tutto, eh? se loro lo reclamassero. Ma vale per le auto. Se gli stessi cinesi volessero avere le auto come gli italiani e condurle pure. Una o due, ci vorrebbe solo per le auto dei cinesi qualcosa come 65 milioni di barili di petrolio al giorno, solo per le auto loro, ma al mondo se ne estraggono 82 di milioni di barili al giorno. Come si farebbe? Cioè, voglio dire che noi andiamo in autovettura solo perché per ciascuno di noi 10 cinesi pedalano e 20 africani vanno a piedi, se no non lo potremmo fare. Dunque, noi siamo una parte fortunata del mondo e nessuno si deve sentire in colpa. Questa è la storia, insomma, non c'è bisogno di. Sì. Però. La consapevolezza di questo ce la dobbiamo avere. Dunque, quando si parla di redistribuzioni è un po' questo che si vuole dire: non tanto di evitare l'accumulo, quello ce l'hanno tutti i sapiens, però c'è qualcuno che oggettivamente rimane senza perché qualcuno c'ha troppo. Questo ormai ce lo dobbiamo spesso ce lo dice anche la Chiesa, no? Speriamo che un giorno tutti arrivino al livello di crescita degli statunitensi, ma questo è fisicamente impossibile. Ci vorrebbero tre pianeti. Dunque qual è la strada? Io naturalmente non ho una risposta in questo, però si intravedono i germi. Quando tu, che fai parte del mondo dell'economia, cominci a porti questo problema, beh, allora vuol dire che qualche cosa deve cambiare necessariamente. Lo ripeto, non esiste un'economia sana se la biosfera non è sana. Tutti quei servizi che la biosfera, cioè la ricchezza della vita ci dà gratuitamente, non ci sarebbero, eh. acqua pulita, aria pulita, cibo, medicine. Tutta questa roba è gratis, c'è nel mondo. Ma se tu lo depauperi, eh, poi rischi di non averla più. Vale anche per il cambiamento climatico, del quale magari dopo dedichiamo un minuto. Ma insomma, sostanzialmente, questa è la situazione. Il limite delle risorse viene raschiato. E se noi lo raschiamo sempre più in profondità, poi non è che ci resta granché. Quindi, per concludere, il punto di vista di chi studia queste cose del pianeta Terra è che. I sapiens farebbero bene a rendersi conto che sono tanti, che hanno tante esigenze e che si vogliono dare un futuro. Ci conviene anticipare per scelta da avere i sapiens le cose che sennò no, poi subiremo per trauma. Eh? Eh, perché non è. Cioè, non, la strada è già scritta, non so come dire, è molto difficile portarla da un'altra parte. Quindi la, la cosa con cui posso salutarvi e augurarvi, e poi assisto volentieri la premiazione e tutto, magari dedichiamo una un momento anche la questione del clima, è che questo fatto di esserci da soli chiamati sapiens a un certo punto si tramuti effettivamente in una sapienza, perché sembra, sembra tante volte che il sapiens è stato lì su sul ramo a cavalcioni e se lo taglia, proprio il ramo, lo, perché fa questo? È un po' la storia dei Maya, no? Sapete, ci hanno distrutto eh, mentalmente questa storia della fine del mondo del 2012, poi è passata. Naturalmente nessun mondo è finito. Però eh, in breve che cosa facevano i Maya? Vivevano in un territorio difficile, eh, perché era una giungla e l'acqua era un problema loro non sapevano che l'acqua dipendesse dalle condizioni geologiche, dunque a un certo punto hanno pensato che l'acqua nei pozzi, nei cenotes, come si chiamano quei pozzi lì, non dipendesse dalle condizioni meteorologiche, ma invece dalle condizioni astrali. Dunque dagli a misurare stelle, pianeti, albe, tramonti, misuravano con una precisione maniacale, hanno fatto dei calendari scritti nella roccia, hanno misurato l'anno, hanno calcolato i cicli della vita, tutto perché era una società contadina che voleva sapere perché non ce la faceva più. E dunque dagli a costruire tempi, a imbiancarli. Sai come li imbiancavano? Cucendo le rocce calcare che c'erano lì. Ma sai per cuocere quelle rocce che dovevano fare? Bruciare e tagliare la foresta, perché se no non le potevano bruciare. A un certo punto si sono trovati con tanti tempi la foresta rasa. Non c'era più nessuno. Sostanzialmente quando arrivano gli spagnoli, arrivano su una società estinta. Da soli. Come l'ultimo indigeno dell'isola dei Pasqua che brucia l'ultimo cespuglio. Ma che pensava? Dove pensava di andare? Dove pensava di vivere. Questo è un po' il nostro problema. No? Sentirci padroni del mondo senza aver compreso che facciamo parte di un sistema più grande, in cui tutti i viventi sono necessari e in cui non è la tecnologia la via che ci salva. La via che ci salva è l'unica per cui ci possiamo dire sapiens, l'uso del cervello e la cultura. Grazie. Grazie, professore. Grazie, professor Tozzi, per questo interessante intervento che sinceramente esula anche dalle presentazioni a cui credo tutti noi qua siamo abituati. Eh, per quello mi quindi... avrete chiamato in maggio, <ride> Guarda come vestito. è, ancora, è ancora, ancora più interessante. Senta prima di liberarla, io magari volevo porle un paio di domande, no? partendo dall'attualità, partendo da questo 15 marzo scorso, questa giornata in cui gli studenti sono scesi per strada gli studenti di tutto il mondo in 150 paesi sono scesi per strada per chiedere a gran voce dei cambiamenti concreti e delle azioni concrete eh, contro il cambiamento climatico e in favore del clima nel nome di Greta Thunberg questa sedicenne svedese che ormai è diventata famosissima forse su malgrado anche eh, sotto un certo punto di vista qual è la sua idea su questo tipo di manifestazioni anche sulle critiche che sono seguite spesso. Eh, guardi, io sono stato l'unico adulto invitato da questi ragazzi a Roma e dunque ho partecipato volentieri. Una sola cosa gli ho chiesto, scusa, scusate tutti voi, c'erano 30.000 persone, dunque tanti, se in piazza non ci siamo andati noi dieci anni fa, perché hanno colmato un vuoto che era nostro come se noi avessimo fatto finta di niente di fronte a un problema che loro forse sentono prima ancora di studiare. Devo dire che i ragazzi che ho trovato in piazza si erano retti addirittura alle pagine dell'IPCC, cioè del pannello intergovernativo sul cambiamento climatico, che sono di una pesantezza notevolissima eh, da, da, da legge. Dunque si erano anche informati. Naturalmente lo facevano con la spinta dei ragazzi. Io ne penso tutto il bene possibile. Mi pare che quelli che li criticano, critichino se stessi. Cioè, è come se vedessero riflessi in quei ragazzi la colpa di non aver fatto niente, di non, aver, di, non star, di non garantirgli un futuro, di non ridargli indietro il mondo che loro ci hanno prestato, perché questa è un po' la storia. Spesso a proposito del cambiamento climatico, quando mi invitano in una trasmissione o in qualche cosa a scrivere, mi dicono: Vabbè, però ci sono anche degli scienziati che non la pensano così. Mm. Allora io dico al mio interlocutore: in genere, Non so se anticipo una domanda, dico: Ma eh, quali sarebbero questi scienziati? Dice, ma non so, c'è questo, cioè, parlano di unità. Poi si scopre che c'è un ricercatore britannico che ha, lo trovate in rete, poi vi declino le generalità, che sta facendo il conto delle pubblicazioni scientifiche, dunque solo quelle che hanno un meccanismo, come si dice, di peer reviewed, cioè di terzi che controllano. E la, quello che si vede è che attualmente, prima di venire qua, l'ho controllato. Ci sono 54.367 pubblicazioni scientifiche che dicono che il cambiamento climatico è in atto e dipende dalle attività degli uomini, e 41 che lo mettono in dubbio o dicono che non dipende dagli uomini, lo 0,06%. Quali sarebbero gli scienziati che non la pensano così? Non ci sono, è un'esigenza della comunicazione: no? se io ti invito a un dibattito, voglio che vieni tu, ma che viene anche uno che non la pensa come te. Certo. Ma se volessi fare il bravo conduttore, direi va bene: allora tu parli dieci minuti e tu uno perché il rapporto è quello. Invece li faccio parlare alla stessa maniera. Sembra che ci sia un'altra posizione: non c'è un'altra posizione tra gli scienziati. Se ci fate caso, quelli che intervengono su questa cosa sono o persone che non hanno nulla a che vedere col clima. Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica, ma di clima diciamo non si è mai interessato, oppure altri che però non fanno l'unica cosa che devi fare in un contesto scientifico. Pensi che non è così? C'hai i tuoi dati? Scrivi un articolo e mandalo a Nature. Se te lo pubblicano, quello cambia le cose al mondo, eh? tutti quanti si rifaranno a quello. Sono, è francamente una, una, una cosa confiante. Non ci sono altri pareri di scienziati. È una cosa mediatica che hanno. Non, non, esiste, non si trovano del resto questi che partecipano a questo pannello sono 4.000, sono a rotazione non guadagnano per, fare, per stare in questo pannello Dunque un motivo, sai, spesso dicono c'è un motivo di interesse insomma una roba che non sta in piedi insomma, se c'è qualcuno, la scienza non è democratica uno solo potrebbe avere ragione, questo naturalmente va detto però fammela vedere sta ragione scrivila su un articolo scientifico e poi vediamo ma no, no è chiaro, è chiaro e senta per chiudere questa sera insomma il pubblico è composto da professionisti della finanza quindi persone che gestiscono Patrimoni, um, lo, come... lo dice con un senso di colpa, no? No, no assolutamente no. no. Anzi, sono anche, bravi, sono anche bravi perché no. sono, verranno premiati. Eh. Uh, come secondo lei, chi ha il potere di fare queste scelte, quindi di investire in una certa attività piuttosto che in un'altra, può giocare un ruolo importante o meno? In queste. Diciamo, questi problemi, queste problematiche che riguardano il clima, il futuro poi del, del, del mondo, Beh, lo, lo può fare prima di tutto informandosi, cioè vedendo che la situazione delle risorse del clima. Ma in Italia, per esempio, un altro problema è il consumo di suolo: no? abbiamo divorato tantissimo. Insomma, le grandi tematiche ambientali se le può guardare e ormai c'è abbastanza comunicazione e informazione per saperlo. E poi può indirizzare, perché siccome per il ragionamento che facevamo prima, in genere voi siete persone cui danno fiducia. È il momento di usarla anche in maniera intelligente proprio per far durare più a lungo le nostre risorse, le nostre prospettive di vita. E lo devi fare scegliendo adesso. Eh. Mi fanno un po' ridere quelli che per il cambiamento climatico dicono: "entro il 2030 dobbiamo ridurre le emissioni, non so, fai conto, di un 40%. Però lo facciamo tutto nel 2029, perché oh, no, nessuno si muove, dobbiamo anticiparne un po' queste cose. Io credo che noi lo possiamo fare. Dunque, io ripongo grande fiducia in chi maneggiando denari può far pensare alla gente finalmente che si tratta. Di una capacità di redistribuire ricchezza e non di restituire la refurtiva, perché qualche volta c'è questa cosa. Non dico a voi naturalmente, eh, siete, voi siete, siete bravissimi. Ecco, su questo io direi che sono portato a dare fiducia. Ho sentito, sono stato a chiacchierare un po'. Eh, è una sensibilità che non c'era, eh, non c'era nel mondo. Le corporation, massimo profitto e basta, M minimizzando tutto il resto. Ora capisci che non lo puoi più fare perché semplicemente non c'è più un mondo a disposizione. Per il fatto che quelle risorse finiscono come incrementa il riso della scacchiera, poi, se non ci stanno più, finiscono tutti i giochi. Grazie, professore. Grazie. Grazie. Grazie.